A Sassano il comune guidato dal sindaco Domenico Rubino propone l'istituzione di un commissariato della Polizia di Stato nel Vallo di Diano, sottolineando l'importanza della sicurezza dei cittadini come una delle funzioni primarie dello Stato. L'articolo 24 della legge 121 del 1981 afferma che la Polizia di Stato svolge le sue funzioni per il servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, incoraggiando la collaborazione di entrambi. Considerando che il Vallo di Diano è un'area con una popolazione di oltre 60.000 abitanti e attraversata dall'autostrada del Mediterraneo, si legge nella delibera, diventa un terreno fertile per attività illegali e organizzazioni malavitose. La mancanza di un commissariato di Polizia di Stato nella zona rende più difficile il controllo dei flussi malavitosi. Da qui la richiesta dell'istituzione di un commissariato di Polizia, già avanzata da numerosi comuni del comprensorio, sempre con atti ufficiali. Il più vicino commissariato di Polizia di Stato infatti si trova a Battipaglia. Le relazioni della DIA confermano inoltre che il territorio del Vallo di Diano è diventato sempre più di interesse per il traffico di droga, riciclaggio e altri reati gravi che danneggiano l'ecosistema locale. Di fronte a questa situazione critica, il Consiglio Comunale ha deliberato all'unanimità l'approvazione della proposta per l'istituzione del commissariato di Polizia di Stato nel Vallo di Diano. È stato deciso inoltre all'unanimità di conferire alla delibera carattere di immediata eseguibilità. L'istituzione di un commissariato di Polizia di Stato nel Vallo di Diano, fanno sapere dall'amministrazione comunale, rappresenta un passo importante per contrastare l'aumento delle attività illegali e garantire la sicurezza dei cittadini del territorio.